Dottor Isabella, è soddisfatto delle parole espresse? Ma è l'occasione con la Federazione russa, il Consolato Generale della Liguria, di rinnovare una collaborazione, un'amicizia e trasferire questa amicizia anche a livello di istituzioni, perché la Spezia deve essere inserita in un circuito dove possa essere valorizzato il turismo locale. Io nel mio intervento accennavo anche a un evento che bisogna inserirci anche la città della Spezia. Forte dei Marmi farà il 31 agosto il Festival della Russia, il primo festival in Italia della Russia. Sarà l'occasione dove tanti italiani russi o russi italiani, russi che hanno scelto il nostro territorio per fare le vacanze, possono conoscere anche le bellezze del Golfo, della città della Spezia e del Parco delle Cinque Terre. Quindi anche la volontà delle istituzioni di assecondare, magari col tempo sia ben chiaro, quelle che sono le necessità di un turismo di qualità, cioè di grande potere di forza economica. E questo il Console appunto ha rimarcato il fatto della mancanza di strutture eccellenti, tipo alberghi 5 stelle e cose del genere. Sì, questo è vero, il compito delle istituzioni è fare da tramite, interpretare i bisogni del territorio, favorire e valorizzare le risorse del territorio e dare anche un'offerta, soprattutto sul piano turistico, che sia adeguata sul piano dell'accoglienza, in modo da far crescere e prosperare la comunità locale. Grazie.